Per un pareggio insperato, 30 secondi che Marino e la regina non dimenticheranno facilmente. Per una volta allora concedeteci di incominciare dalla fine. È il 33esimo della ripresa. Il Toro, peraltro in vantaggio di un uomo per l'espulsione di Napolitano, conduce per 2-1. C'è una punizione dal limite che Sese si appresta a calciare. Prima della battuta però, Colomba decide di gettare nella mischia Marino al posto di Morabito. Parte la punizione, Pastine non trattiene, irrompe Marino ed è il gol del 2-2. 30 secondi appena per un pareggio che, nonostante tutto, vale ancora il quarto posto assoluto e che Franco Colomba accetta con molta filosofia. In certi momenti il pareggio va anche accettato, però va preso per un punto rimediato in una domenica in cui tutto sembrava così andare storto. Era stato proprio il Toro al 27esimo del primo tempo ad aprire le marcature con Ferrante, bravo a sfruttare un pasticciaccio della difesa Maranto. La regina era riuscita a pareggiare al 34esimo con Lorenzini, bravo anche lui a finalizzare una bella intuizione di Pasini. Poi, 3 minuti dopo, ancora Ferrante aveva portato la squadra di Reia sul 2-1. Sembrava fatta per il Granata, complice l'espulsione di Napolitano, ma poi arrivava Marino e in 30 secondi la regina confezionava un pareggio da incorniciare. Un punto prezioso per i calabresi, un punto con tante recriminazioni per il Toro. Reia ingoia amaro, ma la strada è certo quella giusta. Se eravamo un po' più tranquilli, un po' più giusti in campo, un po' più determinati, con meno timore, io penso che portavamo a casa i 3 punti.